L'abbiamo scampata. Io non ne sarei così timido se siamo fuggiti da terra, ma... Ma cosa, Fredo? C'è qualche problema? Ecco, parlavo proprio poco fa con Amaranth e... Dicevamo che se anche te è stato distrutto non è finito tutto. Ti riferisci a Cusa? Credi che sarà soddisfatto di aver distrutto solo Terra? Io penso che per quanto potente possa essere, il suo corpo non possa essere sopravvissuto al cataclisma. Gina, quale sarà la sua prossima mossa? Credo che lo sappiamo tutti. Distruggerà Gaia. Cosa possiamo fare? L'unica cosa che mi viene in mente sono le parole di Garland. Il punto di comunicazione fra Terra e Gaia, l'albero avvolto dalla luce della pianeta, l'albero che separa le anime. È l'albero? Sì, è l'albero di Lifa. Acido erbolina! Per tutti i cavalieri è una cosa terribile, si può sapere che succede. Venite sul ponte, lo vedete coi vostri occhi! Io sto, non vengo. Beh, allora? È solo un po' nuvolo. Non sono nuvole. Ma sì, stiamo volando ad alta quota, per questo ci sono le nubi. Se volete ci abbassiamo un po'. Non è perché vogliamo alti, è così ovunque. Cosa diavolo sarà? Niente. Quella che copre il continente della nebbia, quella che hanno usato per fare i magni. Sì, è nebbia, copre tutta Gaia. Che diavolo succede? Cosa sta tramando quel maledetto Kusha?